Capita agli adulti, ragazzi e anche i maschietti ancora nell'utero. Come sai, la capacità di montare una tenda al mattino senza avere alcuna abilità di campeggio. Ma, metafore a parte, possiamo andare a conoscere perché si verifica l'erezione del pene notturna, conosciuta anche come alzabandiera mattutino. È emerso che tutto parte del normale ciclo di riposo e si verifica più volte nel corso della notte. Corpo e mente passano attraverso delle fasi di riposo, da stadi non REM, che diventano gradualmente sonno profondo, seguiti infine dalla fase REM o movimento oculare rapido, che fa parte del sonno leggero. Questo ciclo si verifica dalle 4 alle 5 volte durante la notte. Non appena entrati nella fase REM, non solo si inizia a sognare, ma iniziano a verificarsi alcuni cambiamenti fisiologici. Ovvero, il cervello spegne alcuni neurotrasmettitori che servono a regolare il tuo corpo, e in alcuni casi per uscire dai sogni. Uno di questi neurotrasmettitori, la norepinefrina, è coinvolta nel controllo dell'erezione. In particolare provoca il restringimento dei vasi sanguigni del pene, impedendone l'erezione. È come un segnale di stop per il flusso sanguigno, ma non appena entrati nella fase REM, diminuisce la norepinefrina e le azioni legate al testosterone entrano in gioco. Questo porta a una dilatazione dei vasi sanguigni e un incremento del flusso di sangue, provocando così l'erezione. Perché è tanto importante? Beh, come nei muscoli e gli altri tessuti, questo maggiore flusso sanguigno incrementa l'ossigenazione, servendo come sistema di riparazione per aiutare a mantenerne le funzionalità. Ma come mai spesso ci svegliamo con questa sorpresa? Perché a volte ci svegliamo appena usciti dalla fase REM, e questi sono i residui di questo stadio di riposo. È stato anche dimostrato che una vescica piena può contribuire a questo fenomeno. L'incrementata dimensione della vescica nella notte stimola una zona della spina dorsale che provoca come riflesso l'erezione. I benefici fisiologici di questo fenomeno prevengono di urinare nel sonno, ma la maggior parte degli uomini testimonia qualche difficoltà a camminare la mattina. Sveglia, è ora di alzarsi! Se hai una domanda alla quale vuoi una risposta, scrivila nei commenti oppure sui social e non scordare di iscriverti al canale per non perderti altri video di Scienziati Subito!